Durante il viaggio Zoro avvista un'isola. Nami spiega che si tratta di Rogue Town, l'ultima isola del mare orientale prima di raggiungere la rotta maggiore, ed il luogo in cui il re dei pirati, Roger, è nato ed è stato giustiziato, molti anni dopo. La ciurma decide di sbarcare per fare scorta di provviste. Mentre è in cerca di nuove spade con cui sostituire quelle distrutte da Mihawk, Zoro si imbatte in Tashiji, una donna che assomiglia in maniera impressionante alla sua amica d'infanzia Kuina. Mentre i suoi compagni fanno vari acquisti, Ruffy raggiunge la piazza dove sorge ancora il patibolo su cui Roger è stato giustiziato. Dopo essersi arrampicato fino in cima, per ammirare la stessa visuale di cui ha goduto il re dei pirati, una donna lo chiama per nome, ma Ruffy non la riconosce. Si tratta di Albida, che ha cambiato aspetto dopo avere mangiato il frutto Swish Swish. La piratessa non è da sola. Assieme a lei ci sono i pirati di Buggy, tutti quanti decisi a vendicarsi per la sconfitta subita ad Orange. Kabaji intrappola Ruffy nei ceppi e Buggy si prepara a decapitarlo. Alla base della marina presente sull'isola, un soldato riferisce al suo capitano quanto sta succedendo in città. L'ufficiale, Smoker, decide di lasciare che Ruffy venga ucciso prima di dedicarsi alla cattura degli altri criminali presenti nella piazza. Anche la ciurma di Ruffy viene a conoscenza di quello che sta per succedere. Zoro e Sanji corrono in soccorso di Ruffy, mentre Nami ed Usopp corrono a preparare la nave perché sta per arrivare una tempesta. Zoro e Sanji cercano di farsi strada tra i pirati di Buggy, ma tutto sembra inutile perché Buggy inizia a calare la spada sul collo di Ruffy. Quando tutto sembra perduto, Ruffy sorride e chiede scusa ai suoi amici per essersi lasciato uccidere. In quel preciso istante, però, un fulmine colpisce Buggy e distrugge il patibolo, liberando Ruffy senza nemmeno un graffio. I tre allora iniziano a fuggire verso la Going Merry, mentre Smoker, che stava osservando la scena, rimane turbato dal fatto che Ruffy abbia sorriso di fronte alla morte, in modo molto simile a come si è comportato Roger molti anni prima. Buggy, dopo essersi ripreso, cerca di fuggire con Albida e i suoi uomini, ma vengono catturati in poco tempo dalla marina. Nami e Usopp raggiungono la Going Merry e sconfiggono Moji e Richie, che si preparavano a bruciare la loro nave. Il resto della ciurma prosegue ma si imbatte in Tashiji, che sostiene che Zoro l'abbia ingannata. Per questo Zoro si ferma per affrontarla mentre Ruffy e Sanji proseguono. Vengono però raggiunti da Smoker, che grazie al frutto Fum Fum sembra essere intangibile ai loro attacchi. I due vengono salvati da un uomo misterioso e riescono a raggiungere sani e salvi i loro compagni, mentre Zoro sconfigge senza difficoltà Tashiji. La donna e Smoker decidono di andarsene da Rogue Town per inseguirli. Anche Buggy e la sua ciurma, dopo essere riusciti a liberarsi, scelgono di avventurarsi nella rotta maggiore per portare a termine la loro vendetta. Se il video vi è piaciuto, mettete un like, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina.